buonasera. Iniziamo puntuali come caratteristica della stagione. Innanzitutto il mio applauso a voi per essere usciti di casa stasera ed essere comunque venuti a sentire questo concerto. Sono certo che vi piacerà. Veramente un grosso applauso alle mani impegnate, comunque lo sto facendo. E stasera mi scuserete, io sarò attaccato al muro perché è l'unico punto dove il segnale del telefono prende per poter mandare il segnale del concerto, come sapete, in giro per l'Italia e per il mondo, quindi starò lì attaccato al muro, darò un po' fastidio, però cercate di non guardarmi. E stasera abbiamo ospite il conservatore dell'Aquila per un concerto dal titolo Bon Anniversaire Debussy. Stasera veramente sentiremo in maniera particolare il pianismo, il modo di comporre di Debussy, l'impressionismo debussiano, sia per il pianismo sia per la liricità, e quindi sentiremo anche alcuni pezzi molto interessanti per pianoforte e soprano, e poi sentiremo in chiusura un coevo di Debussy, César Franck, con il preludio corale fuga, un pezzo di grande fama. Ringrazio come tutte le sere il nostro sponsor, il main sponsor Baltour, che offre la possibilità a tutti i pianisti di tutti i conservatori italiani anche quest'anno di venire a Teramo e venire a suonare a Teramo con un viaggio diretto. Per fortuna, devo dire la verità, sono accanto a noi e sposano la nostra filosofia. Non andrei oltre, vi leggerei ciò che il primo pianista Tommaso Turchetta, il maestro Tommaso Turchetta, ha preparato per presentarvi il Prelude, primo libro. Nel primo libro sono raccolti 12 preludi scritti da Debussy nel 1910. Questo lo aggiungo io, sono 12, come 12 sono anche nel secondo libro, in realtà, cioè Debussy quando scrisse questo pezzo appunto nel 1910 si rifaceva un po' a Chopin, ripensava ai preludi di Chopin, e il quale Chopin a sua volta si rifaceva al Clavicembalo ben temperato di Bach, quindi diciamo c'è una certa continuità nel tempo. Ogni brano evoca una figura, un verso poetico, un personaggio, ma in realtà un disegno dai contorni definiti, piuttosto un'immagine sfuggente, quasi fosse un quadro impressionista. Apre la serie un gruppo di danzatrici di Delfi, il primo pezzo, seguito da veli, il secondo pezzo, che sembrano quasi accarezzati, veli appunto accarezzati dal vento. Vento è il terzo pezzo, che soffierà appunto nel terzo pezzo, in una pianura. Il quarto è ispirato ad un verso di Baudelaire, che dal titolo I suoni e i profumi si spargono nell'aria della sera. Nel quinto pezzo, Le colline di Anacapri, ascolteremo una melodia popolare alla quale si contrapporrà il paesaggio gelato dei passi della neve, che è i passi sulla neve, che è il sesto pezzo. Nel settimo pezzo ritorna il vento, questa volta dall'ovest, mentre nel settimo il vento si placa lasciando spazio all'etera immagine di una fanciulla dai capelli di lino, e questo è proprio il titolo dell'ottavo pezzo. Il nono è una serenata di carattere spagnoleggiante, più volte interrotto. Il più lungo e meditativo pezzo del ciclo, il decimo, narra la leggenda della cattedrale sommersa. Concludono questo primo libro due brani vivaci, La danza di Puck, il folletto shakespeariano del sogno di una notte di mezz'estate, e le acrobazie di un gruppo di giocolieri. Quindi io direi di andare ad ascoltare subito la musica di Debussy, ringraziandovi ancora di essere intervenuti, vi chiedo un applauso per il maestro Tommaso Turchetta, buon ascolto, grazie.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bene. Mentre si preparano i prossimi artisti, che sono in realtà già pronti, mi preme spiegarvi una cosa, perché la stagione si chiama Pomeriggi Musicali, ma in realtà ci vediamo praticamente sempre la sera. È importante per l'associazione spiegarlo questo, in quanto chi ci ha seguito dallo scorso anno, e siete tanti, sa che noi avevamo una sede dove facevamo i concerti, che è la Sala Caraciotti a Piazza Sant'Anna. E avevamo anche donato parte di un palco, ricorderete, il palco su cui poi i ragazzi del CIM, il Centro Igiene Mentale, potevano anche fare attività teatrale, eccetera. Purtroppo una persona non particolarmente piacevole ha deciso che un pianoforte, diciamo, di queste dimensioni, un po' più piccolino, su un palco di queste dimensioni, anche più grande, dava troppo fastidio. E ci siamo trovati quindi improvvisamente a un mese dalla stagione senza sede, e abbiamo chiesto aiuto a tutte le, non potendo certo spendere 500 euro ogni concerto per la Sala San Carlo, abbiamo dovuto cercare delle sedi alternative. Da una parte ci ha aiutato il Comune di Campri, che ha voluto parte della stagione dando un piccolo contributo economico, e dall'altra tutte le altre sedi ci hanno accolto, diciamo, favorevolmente. Per esempio una di queste, li ringrazio stasera, che è il Braga, e ci ha accolto con grande piacere. Certo ci sono dei problemi, per esempio il pianoforte non sta proprio benissimo, ha un suono un po' chiuso, eccetera, però comunque la sede è assolutamente degna. E un'altra sede che ci accoglie, e però ecco, abbiamo dovuto scegliere l'orario, spostare tutto di sera, perché questa è una stanza dove fanno lezione durante la giornata, quindi si liberava dopo le 7. E un'altra sede importante è quella della Sala Gamba Corta e della Banca di Teramo. Anche qui ci aiutano dandoci la sede, dandoci il luogo dove poter suonare. Non mi dilungo oltre, mi premeva a dirvi perché si chiamasse Pomeriggi Musicali, in realtà ci vedevamo praticamente sempre la sera. E adesso ascolteremo alcuni brani, diciamo, per pianoforte e soprano, molto interessanti. C'è l'ordine che avete sul programma, è leggermente variato. Inizieremo con The Rev, che è un brano evocativo sia nella musica che nel testo, di natura totalmente impressionista. Quindi continueremo a ascoltare questo tipo di ambientazione impressionista, fatto di immagini vissute in un sogno sfocato e melanconico. Appartiene alle Prose Lyriques, composte da Debussy tra il 1882 e il 1893. Poi subito dopo andremo a Fantoche, tratto da Fête Galante del 1891. È una chanson leggera che racconta divertita piccole vicende favolesche. La prima versione è scritta da Debussy nel 1882. Poi andremo al romance La Mère Evaporée, insieme alle Cloches, fa parte delle due romance su testi di Paul Bourget, scritte da Debussy nel 1885, in cui un velo bianco leggero racconta gli odori di una nostalgia. Poi Mandoline, su testo di Paul Verlaine, fresco ed elegante, e al contempo elegante, è scritto nel 1882, chanson che racconta di fremiti dell'ebbrezza, le cui immagini primaverili di danze, tirsi ed aminte si accompagnano al suono di un mandolino. E chiuderemo con Apparition, del 1884, scritto su testo di Stéphane Mallarmé. Al pianoforte Francesco Micozzi, al soprano Rosaria Angotti. Buon ascolto.
Bene, prima di andare all'ultima artista, vi ricordo che la prossima sarà una settimana molto impegnativa per l'associazione, quindi speriamo di vedervi. Avremo due concerti, venerdì 20 aprile, qui alle 21, Chiara Lizza, questa pianista che viene dalla Sicilia, giovanissima, credo che non abbia nemmeno 20 anni, e con questo concerto a Poligno e Tunisia, con cui ascolteremo musiche, anche qui una contrapposizione tra Debussy e Liszt. Assolutamente da ascoltare. Poi il grande concerto del 22 aprile alla sala multifunzionale, domenica 22 aprile alle 6:30, lunedì uscirà i manifesti su Teramo, Campi, Giulianova, eccetera.
con Enrico Venanuzzi, che ci farà ascoltare uno dei più simili a quello che avete ascoltato fino ad oggi, però in jazz, quindi improvvisazioni jazzistiche sulla musica classica, di assoluto interesse. E questo è l'unico concerto che purtroppo non siamo riusciti a fare gratuito, costerà 10 euro, ma i soldi servono solo a pagare il maestro. E quindi, però ci vediamo, interessante, perché in questo periodo è uscito anche un CD di Pierannunzi e lui lo presenta al pubblico per chi vorrà alla libreria Nuova Editrice al Corso alle 5, quindi ci vedremo lì alle 5, una chiacchierata, lo incontreremo, firmeremo qualche autografo e poi ci sposteremo alle 6 e mezza alla sala funzionale. Ci saranno diversi punti su Teramo per la vendita dei biglietti, tra cui la libreria Nuova Editrice da lunedì e poi dal negozio di musica della Noce e poi anche alla caffetteria della biblioteca provinciale, che tutti ben conoscete. Adesso andiamo all'ultima artista, Elvira Stresa, la quale ha scritto questa introduzione per parlarvi del pezzo che suonerà, che è l'Ludio Corale Fuga di César Franck, che è un celebre trittico in si minore e anche maggiore, dedicato a Marini Terrini, è probabilmente la traduzione più chiara e coerente dell'estetica di César Franck. Esprime l'ammirazione per il grande Bach nella scelta dei generi, nell'uso magistrale della condotta polifonica, la sovrapposizione delle idee secondo lo spirito beethoveniano della variazione, il lirismo di Schumann, il pianismo di romantico di Liszt, le melodie cromatiche e politiche dei maestri tedeschi. Ultima, ma non di minore importanza, la capacità di sviluppare e arricchire i temi con sfumature impressionanti. Buon ascolto e a dopo. Grazie.
Thank you.
Bene, li richiamiamo, vi salutiamo. Tommaso Torchetta. Grazie.